Evitare capitomboli prolungati. Questo era l'imperativo per una pistoliese che in campo aveva dimostrato di valere di più dei miseri 8 punti in classifica raccolti. L'avversario del Como arriva al Melani in gran salute forte di quattro vittorie consecutive, mai facilmente ottenibili in questi tornei se non si è in forma. Sarà il 18 confronto al Melani di pistoia tra le due compagini. 16 in campionato con 5 vittorie per gli Arancioni. 8 pareggi e 3 vittorie dei lombardi, poi una vittoria della pistoiese all'andata dei playoff off dc 1 nel 98-99. Arancioni che scendono in campo con Feola, Priola e Motti, Newton, San Martino e Benedetti, Minotti, Amlili, Rovini, Colombo e Giasi, il Como scende in campo al Melani in maglia nera. Trascorrono soltanto 10 secondi dal fischio del Via gara. Ed il combo passa in vantaggio, una botta di Chinellato e Felo è battuto. Chinellato riceve palla da Marconi al limite dell'area e si gira, sfera un tiro all'incrocio che non dà scampo al portiere arancione. Gol velocissimo, storico per il Melani. Ma in genere non è che chi segna subito così in apertura poi riesca a vincere la gara. Insistono Insisto nell'Ariani però al settimo sono ancora pericolosi con Chinellato che è ricevuta palla da Noci in area si gira ma al suo tiro questa volta sfiora il palo. Come davanti anche al dodicesimo, con le noci, che ricevuta a palla da Cristiani colpisce al volo e sfiora il raddoppio. Al primo a fondo, Arancione, ecco il pareggio. Ancora valida quindi la regola del gol sbagliato gol subito. Su Angolo di Benedetti, il capitano Arancione Colombo è libero di saltare quasi indisturbato e battere con un colpo di testa Crispino. Buon momento dei padroni di casa che con Giasi prima e Minotti dopo creano qualche apprensione per i difensori italiani. La prima munizione arriva al 31esimo per Minotti, dura entrata sul di Quinzio. Si è amata Arancione al 36esimo, prima è Colombo che con un rasotella da fuori aria si rende il poi un minuto dopo si chiede da parte Arancione un calcio di rigore dopo che gli era andato al tiro e Crispino aveva respinto, scontrandosi poi in uscita con Benedetti. L'arbitro Miele fa proseguire ma rigore poteva anche starci. Il finale di tempo è interessante, Di Quinzio al tiro, ma Feola è attento un minuto dopo al 43° compie un grande intervento mettendo in angolo un colpo di testa del solito chinellato servito da Peverelli. Prima del riposo tocca a Amlili con una botta da fuori, fa gridare la rete, Crispino vede la sfera alla sua destra che sfiora il palo. Al primo della ripresa, senza cambi ancora, tentativo di rovesciata da parte di Colombo con palla fuori, cominciano i cambi, al quarto nel como entra Sperotto al posto di Peverelli, poi al sesto minuto è Giasi che protesta per una caduta in area all'Ariana e viene ammonito. Grossa occasione per riconquistare i tre punti per la Pistoiese, la migliore quella del calcio di rigore, capita al tredicesimo. Sui sviluppi di un calcio d'angolo della destra ancora una caduta in area nel consueto traffico e questa volta Miele concede un rigore che lascia abbastanza interdetti gli stessi tifosi, proteste comasche. Già si va alla battuta ma Crispino intuisce gettandosi sulla sinistra si crea una mischia e la ricerca della palla che vagava nei pressi della linea. Alla fine i Lariani evitano la rete del sorpasso. Proseguono poi i cambi. Nel Coma esce Cristiani, entra Damian, nella pistoiese Colombo entra Finocchio, al trentesimo nel combo entra Bertali per Le Noci ed infine nella Pistoiese Luperini per Benedetti. Al 36 botta di Minotti che Crispino para, la partita interessante e vivace, ora tocca al Como proporsi in avanti e sempre chi nel lato con un colpo di testa sul palla cerca la via del gol. Si fa male Newton, deve uscire, ultimo cambio, entra Colombini. Il finale è a Tinterariane con occasionissima al esimo il piano recupero quando Minotti tocca con la mano e concede una punizione battuta da Di Quinzio con palla che esce di pochissimo alla destra del portiere Arancione. Finisce quindi sull'1-1 -1, una gara interessante e... Piena, interessante di azioni di rete, ma la pistolese eh, non ci siamo ancora in definitiva perché la classifica non è bella. D'altra parte, come potrebbe esserlo con una sola vittoria sulle 10 partite giocate? Facciamo spesso il raffronto con le due annate passate, quelle gestite dalla coppiata Lucarelli Sottili e Alvini Bertotto, ambedue risoltesi positivamente, ma solo dopo. Il cambio di allenatore, la pista da quando ha abbandonato i campionati dilettantistici, e sono due anni, ha avuto un ottimo giro di andata con Lucarelli. Poi crollo. Mentre lo scorso anno con Alvini le difficoltà iniziarono subito. Comunque, gli attuali nove punti di Remondina in 10 giornate giocate sono il peggior risultato finora, un punto in meno rispetto allo scorso campionato, e ben sei meno rispetto all'era Lucarelli. È vero, gli arancioni mostrano un gioco più interessante e brillante rispetto a quello dello scorso autunno, e il dato dei soli 5 gol segnati e 6 subiti, quello dell'altro anno, lo sta a dimostrare perché ora i gol sono 13 segnati ma 13 sono anche quelli subiti, più o meno a parità di risultati c'è cioè maggiore spettacolo, ma non basta anche perché solo in due gare su 10 la difesa non ha subito gol.